sing forever gone. Let me sing as big as black day, the timber and the gold. Number one, please be two. Prima di cominciare questa grande serata, ringraziare tutti gli amici che hanno voluto essere presenti con noi. Premio alla carriera al cavalier Giuseppe De Girolamo per l'alto impegno, per capacità divulgativa, competenza, rigore, entusiasmo e perseveranza. Perseveranza granitica messa in risalto nel corso della sua straordinaria carriera, con intraprendenza e capacità. Attraverso i suoi articoli, i suoi impegni in Italia e all'estero, ha contribuito a creare un'immagine sempre più eccellente e importante del settore enogastronomico, ecco, nel mondo. Un esempio positivo per intere generazioni. Ambasciatore del buon gusto e della bellezza made in Italy nel mondo. A Peppino, con profondo affetto e infinita gratitudine. Napoli, 16 febbraio 2024, signori, ecco qua, diamo questo premio alla carriera a Giuseppe De Girolamo, il cavaliere Giuseppe De Girolamo. Allora, stasera a Napoli con un grande amico del Gazzettino Vesuviano, mio personale. Estimatore del Gazzettino Vesuviano. Grande Peppino, Peppino De Girolamo, che quest'anno, questo giorno, compie per la quarta volta. No, veramente ho compiuto il giorno 11. Ah, l'11. Gli amici mi hanno voluto festeggiare, hanno voluto organizzare. Ma comunque sempre 4 volte 20 anni. 40 anni. E la domanda importante, Peppe, sì, è: qual è il segreto per avere sempre 20 anni come fai tu, che non stai mai fermo, sei sempre attivo, sempre presente, sempre ovunque? E quando mi hanno chiamato, mi dico, guarda che Peppino ti invita, facciamo la volta, ti vogliamo invitare, perché Peppino compie gli anni, Peppino compie gli anni, compie 80 anni, e mo mi deve dire il segreto, come si fa Peppino? Ma il segreto, guarda, io non ho segreti, perché io vedi le cose, le scopro man mano. Anche questa festa non era programmata per me come una festa di auguri. Mi ha chiamato il mio carissimo amico e fiduciario della Mira Campania, appena rieletto per altri 4 anni alla sezione, a questo compito, e mi ha detto, dice, facciamo una riunione di segreteria perché dobbiamo formare il direttivo. Dove la facciamo? La facciamo a Villa d'Angelo. Santa Caterina, che sarebbe la sede dove siamo, e dico vabbè, allora che ora? Dice alle 20:30, mi raccomando di essere preciso, signore. Tutto questo fino a ieri sera io sapevo che c'era, confermato tutto, che c'era la riunione. Ieri sera mi chiama e mi dice, guarda, siccome Gennaro Varchetta, che è il titolare di questa struttura, dopo la riunione vuol fare una piccola ceretta, viene elegante. Dico, vabbè, ma io sono venuto sempre alle riunioni con pullover. Cioè, no, da giovane, da ventenne. Viene elegante, e se vuoi invita anche qualche tuo parente, massimo una decina di persone. Vabbè, ho invitato i miei familiari, 6 persone, e sono venuto qui. Entro qui, mi trattiene ancora, anzitutto che mi è venuto a prendere la mia amica Sabrina Brunzo, giornalista, e mi ha trattenuto per venire qui, abbiamo impiegato oltre un'ora, perché ogni tanto faceva una telefonata, fin da dove eravamo, non so. Comunque, stava controllando gli invitati, a che punto stavano. Comunque faceva 6 telefonate, e quindi mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Io poi ho insistito, dico, ma io sono abituato a essere sempre presente ai miei appuntamenti per rispetto degli altri, e quindi vorrei essere, sono fatte le 9:50, andiamo, dai. E così lei poi finalmente si è deciso a portarmi qui. Qui mi hanno bloccato ancora il mio amico Dario Duro, dicendo, vabbè, facciamo una piccola, un piccolo conteggio di quanti ne siamo. Scendiamo giù e trovo tutti questi fotografi, questi amici, veramente carissimi amici come te e tanti altri che mi applaudono, che mi fanno gli auguri, e sono rimasto molto... E quindi io le scopro. E quindi le scopro. Forza Peppino!
vedi le cose, le scopriamo come tutti i giornalisti, le scopriamo al momento e non siamo, no, chiaramente non abbiamo una programmazione di quelle che sono le cose. Io però devo dire, e questo si crede di rimanere giovani, quindi il credito, cioè, rimanere giovani è quello, è quello di vivere una vita così come l'ho vissuta io. Io posso dire di essere una persona povera perché non ho ricchezze, però di essere vissuto come un grande ricco, perché io sono andato, ho viaggiato il mondo, sono stato nei più grandi alberghi, sono stato felice, ho avuto contatti con tantissime persone importanti, meno importanti, anche capi di Stato, e quindi sono stato con ambasciatori e sono stato felicissimo. Mi sono occupato di cronaca nera. No, sempre devo dire la verità, sempre delle cose belle della nostra cose belle terra. Enogastronomia, turismo e concorsi di bellezza dal 1900. Sei stato anche ai concorsi di bellezza del Gazzettino, del resto. Anche ai concorsi di bellezza, ma in particolare io sono dal 1998, ho curato l'ufficio stampa di Miss Italia in Campania e sono stato a Salso Maggiore per le finali e finali nazionali. Sono stato a Salso Maggiore, quindi nel 1998, elezione di Nadia Bengala, nel 1988, elezione di Nadia Bengala, primo anno della RAI, delle Miss Italia in RAI, su RAI 1, primo anno condotta da Frizzi, primo anno di cose bellissime che ho vissuto per 30 anni. Ecco, vedi che sei stato ricchissimo, vedi tutte cose che ci stai raccontando. Poi ho avuto tanti amici veramente molto sinceri, come tutti questa sera, in questa una serata così di venerdì, la gente pensa di andare a divertirsi altrove, non pensa a venire da Peppino Ma da Peppino bisognava venire per forza. Peppino è sempre disponibile, è sempre a disposizione. Come si fa a non venire da Peppino a salutarlo? Dai. Grazie. E trovo quindi tutta questa Peppino è uno di noi, Peppino è un Highlander, così era 100 anni fa, così è oggi sono e così sarà fra 100 anni, l'ottantesimo dell'era F. Grazie agli auguri. Prego, tanta voglia di vivere. Tanta voglia di vivere. Ecco, questa qui è la persona che artefice di tutto questo. Lui a un certo punto, dal niente, come fa tante volte, coinvolge tante persone, invita tante persone, crea degli eventi dal nulla, costruisce un palazzo. Esatto, dal nulla arriva lui. Perché non è facile. Perché non è facile. Il tutto, vi posso dire, lui lo fa sempre a costo zero. Però l'importante è che auguri Peppe, ancora anche 80, siete magie. Possiamo dire un'ultima cosa? Prego, ultima. Prima di tutto dateci conforto, questo è fondamentale. Peppino è come Sanremo, si ama. Buonasera a tutti. Peppino si ama. Olami. Grazie. Ciao Peppe.